Buongiorno a tutti, oggi è martedì 14 luglio e parliamo di analisi ciclica evoluta su due mercati, su DAX e su FTSE MIB. Contrariamente alle attese di ieri, per le quali appunto mi aspettavo una chiusura superiore a questo massimo per il sesto T-3 inverso, stiamo aprendo qua sotto. Siamo andati a chiuderci il gap up di ieri. E questo mi fa fare una riflessione perché iniziamo questa volta dal FTSE MIB. Per quanto riguarda il FTSE MIB, nonostante finta rialzo, rifinta rialzo e quindi riapertura sotto, qui abbiamo che da questo minimo a questo minimo sono passate soltanto 28 barre. E quindi qui siamo tranquilli perché siamo in chiusura del secondo T-3 e del secondo T-2. Molto semplice come lettura, per cui chiuso il T-2 si può ripartire appunto verso l'alto per far partire un secondo T-2 da 2 giorni. Anche perché qui abbiamo chiuso il nostro quinto T-3 inverso, ribassista, che ha chiuso anche il primo T-1, è stato lungo questo T-1 inverso. Successivamente sta partendo il secondo e proverà appunto a fare i massimi, ovvero i minimi di indice adesso. Si è preso un gran bel vantaggio dalla partenza, perché qui possiamo dire che può essere partito appunto eventualmente il settimo T-3 inverso. Qua. Io inizio a segnarlo per sicurezza. Qui rilascio esattamente l'ora del giorno precedente perché qua. Mi aspetto che almeno per un T-5 inverso non si vada sopra questo 20.029, in modo da far partire il settimo T-3 e vedere poi dove vuole arrivare. Ha tutto il tempo del mondo per muoversi, ok? Ma torniamo a questo punto al DAX. Sul DAX, come vi dicevo, è più complessa la faccenda, nel senso che il secondo T-3 può essere durato anche qui 40 barre. Però allora qui abbiamo avuto una meravigliosa finta a rialzo con violazione di swing prima della chiusura. E quindi a questo punto è possibile dover spostare qui sotto la partenza del terzo T-3. Anche in questo caso metto un bel punto di domanda e vediamo che cosa succede. Perché fare trading, come sapete, non è avere la verità in tasca come può avere un guru o chi non ne sa e che però si permette di parlarne, ma è studio continuo per continuare a capire come si sta muovendo il mercato, per cui è continua evoluzione. Le cose cambiano rispetto alle analisi fatte comunque in precedenza, in cui dicevo che già saremmo andati a superare questo massimo? Nella realtà dei fatti non tantissimo, ovvero se abbiamo l'inverso che sta spingendo e ha fatto partire non soltanto il sesto T-3 inverso, ma anche il secondo T-1 inverso. Noi abbiamo che per farlo partire basta un T-3 inverso e noi ce l'abbiamo già avuto. Eccolo qua. A questo punto, anche in questo caso, ci basta rimanere per un T-5 inverso sotto questo massimo a 12.815 e noi abbiamo la serena partenza del settimo T-3 inverso da qua. Anche in questo caso andiamo ad aggiungerlo. Punto di domanda. 901, in realtà 02 in questo caso, va bene così. Ok, qui non abbiamo più la partenza del secondo T-1 inverso perché ha fatto una meravigliosa finta e dobbiamo soltanto lasciare il quinto T-3 inverso e sappiamo che un T-1 può arrivare a fino a 5 T-3 inversi. Strano, sul DAX, davvero molto strano, però ci sta. Qui abbiamo 22 barre, quindi il quarto T-3, anche questo è stato ribassista. Abbiamo avuto tanti T-3 inversi ribassisti,
Uno, due, tre. Ok, teniamo anche conto della forza ribassista dell'inverso. Adesso sesto, che fa partire appunto il secondo T meno uno inverso, probabilmente. Che deve essere rialzista e successivamente ripartenza verso l'alto. Molto probabile. Ok, qui vedremo un attimo che minimo si andrà a fare e valuteremo se inserire il nostro secondo chip long come da indicazione appunto data ieri sera. Qui ho provato a fare anche una scomposizione differente del tempo, ma non riesco a trovare un qualche cosa di differente. Vedete che qui troppo poco, qui già ok, ma non mi permette di, qui estremamente strano, siamo a 51 barre, qui 35, quindi un raccordo dobbiamo mettercelo da qualche parte. Per adesso lo metto qua. E che sia 13, 15, 16, 30 in realtà ben poco interessa. Per cui salviamo anche questa. E vediamo che cosa vorrà fare, quanto vorrà spingere a ribasso, perché nella realtà dei fatti qui noi non abbiamo avuto una chiusura di T settimanale inverso, perché siamo arrivati sì al sesto T-3 inverso, ma non abbiamo chiuso qua sopra, non abbiamo chiuso sopra i 12.836. E questo è quello che dovremmo teoricamente andare a fare. Oltretutto siamo in Golden Cross e qui siamo andati a finire sotto le medie mobili a 200. Capite che come in precedenza, stanno cercando di buttare fumo negli occhi. Invece che fare cose lineari, vanno al contrario e poi eventualmente ripartono. Qui bisogna soltanto fare attenzione che abbiamo un island reversal e quindi è molto importante che piano piano si riprenda a risalire, altrimenti la figura rischia di diventare pericolosa per il nostro long. Ultimissima cosa, qui non abbiamo nessun island reversal, abbiamo di nuovo le medie mobili che stanno per portarci in Golden Cross, ma attenzione perché come al solito va verificato e a questo punto allarghiamo anche un pochino il grafico così che si possa vedere meglio. Facciamo così. Ok. Vedete che anche in questo caso siamo leggermente in ritardo in una situazione differente rispetto a quella del DAX e se andiamo a prenderci il nostro grafico, abbiamo comunque di nuovo che siamo arrivati a 5 barre con questa 6, con questa 7 e mi aspetto di andare in chiusura comunque d'inverso, perché se volesse partire qualche cosa non abbiamo i tempi per aver fatto chiudere un settimanale inverso. Qui ci siamo fermati a 5 candele. La sesta non può essere una chiusura di inverso, perché a meno che non scendiamo sotto 5 barre diventa di irrealistico e quindi dovremmo risalire verso l'alto. Questo è quanto, aggiungerò i livelli dell'algoritmo per chi mi concede più tempo e vi ringrazio per quello che mi avete concesso fino ad adesso, che comunque forse già inizia a diventare lungo e vi auguro una splendida giornata.